Eccoli là, guarda Liliana. Grandi sportivi, eh? Sembra che giochino a palla, invece pensano a tutt'altra cosa. Mi tira su l'idea che la materia prima ce l'abbiamo noi. Ah sì? E loro cosa ci mettono? La manodopera? Beh, pensa quanta fatica gli costa. Prima si devono far notare, poi ci devono corteggiare, poi devono prendere l'iniziativa, spese a carico loro. Che tenerezza, poverini. Ho capito come fai tu. Ti fai prendere dalla tenerezza, dalla commozione, li vuoi consolare. E così alla fine gliela dai. No, io non gliela do, io me lo piglio. Svegliati, Ciccina, noi donne siamo poligame di fatto. Eh sì, abbiamo una capacità erotica superiore a quella dell'uomo. L'ha detto anche Moravia su Panorama. Ah, e così io per dare retta a Moravia, secondo te adesso dovrei mettermi a caccia? Andare dietro al primo che passa qui sulla spiaggia? Ah no, eh? Me l'avevi giurato. Il primo che mi piace. Liliana mia, ti sei tenuta un marito infedele per 12 anni. E adesso che l'hai mollato, datti una mossa, no? Tanto lo so che ti va. Simona, non è tanto facile, sai. Non è come dirlo. E poi tu lo sai che io non l'ho mai fatto. Beh, è ora che ti decida. Non la fare tanto complicata, sei venuta qui apposta, no? E se non riesci a farlo per te, fallo almeno per quello stronzo del tuo ex, hm? Vendicati. Guarda chi c'è, Max. Forse è quello giusto. Se ti cita Prévert, gli piaci. Carissimo Max! Ah, siete perché tu parli male di moi, eh? Stavi parlando male di me, di la verità. No, la stavo solo mettendo in guardia dal tuo furore poetico. Ma come dice Prévert, la poesia non si mette bene su in fa. La poesia non ha mai ucciso nessuna donna. Sì, ma quante ne ha messe incinta. Permetti, ti presento Liliana. Massimiliano Ponchielli. Piacere. Max Purlesami. Liliana Corsi. Liliana, ma che bel nome, Liliana. È come un burro, senti, Liliana. Complimenti. È anche una bella ragazza, ma come mai non l'ho vista prima? Sono arrivata solo ieri sera. Sì, ah. È ospite mia. Liliana è venuta qui a Rimini a divertirsi un po'. Simone, noi dovevamo farci un bagno, no? Sì, andiamo. Se figuri, non c'è niente di meglio di un buon bagno quando uno ha voglia di fare il bagno. Io vi accompagnerei, ma ho appena mangiato. Senta, Liliana, mi permetterò di telefonarle per organizzare una gittarella, un promenade. D'accordo? D'accordo, arrivederci. Oh, scusa, ti ho fatto male? No. Mi dispiace d'averti rotto il castello. Meglio, così alla sua età la smette di fare castelli di sabbia, vero Pio Pio? Sì, mamma. Ma è una creatura, non lo sgridare, poverino. Sì, una creatura. Pio Pio viene a fare il bagno con noi? No, non mi va. Fa un po' come ti pare. Io ho paura che questo mi diventa gay. Gay a quell'età? Ma figurati, non sanno neanche cosa vuol dire. Beh, io all'età sua sapevo questo ed altro. E sei ancora lui, eh? Oh. Ti ho detto con chi mi tradiva? Io non ti ho chiesto niente, non so se hai notato la finezza. Con la segretaria. Dimmi tu se dal proprio marito non ci si può aspettare qualcosa di meglio. Eh sì, in effetti è molto cheap tradirti con la sua segretaria. Con la mia segretaria? No, l'avrai licenziata, spero. Non gli ho dato questa soddisfazione, ho licenziato lui. Ah, eh sì, fa molto più signora. Ah. Sono stata signorilissima. A un certo punto gli ho detto: senti, brutto stronzo, scegli o me o lei. E lui? Ha scelto lei. Ah. Mi fa: sai, cara, non la posso lasciare perché lei non ha la tua intelligenza, non ha il tuo fascino, non ha il tuo successo, non ha la tua forza. Lei ha solo me. Mi è venuto un complesso di inferiorità per la mia superiorità. Guarda, da 1 a 10. Diamogli un voto. Te lo ricordi, Max, quello della spiaggia, il poeta? Mm. Guarda. Inclassificabile. Dai. Ma Simona, lo sai che non gli ho mai dati i voti? Ma che te ne frega? Lui neanche se ne accorge, dai. E vabbè. 5 va bene? Eccolo là, sei una cerebrale. Sembra un 5, invece è un 7. Eh sì. Beh, oddio, un 6 e mezzo. Un 7 meno, via. Ah, questo sì che è un bel esemplare. Questo è un 10. Sai chi è? Conan il culturista. Il più bel pezzo di carne dell'Adriatico.
Esagerata. No, adesso spiegami tu su che cosa ti basi per dare i voti. È carina la sua tenuta. Senta, ma il casco lo tiene sempre? Sempre, da quando obbligatorio. Con questo caldo. Ma lo sa che le sue foderine di plastica mi si appiccicano tutte alla schiena? Non si possono togliere? Non si possono togliere, questo è il nuovo modello celofane. Poi ci sono tutti i comfort, guardi, 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 C'è persino l'aria condizionata. Sa che non osavo sperarlo? Che cosa? Che tu sortis avec moi, che tu sortiresti, sortissi, che lei, che tu sortiste con me. Moi non plus. Sa dit? Neanch'io. Ah, certo, certo. Mi dica un po', dove mi sta portando? Ma la porto nel mio cuore, nel mio cuoricino c'è sempre un posto per lei. A lei tutto è concesso, meno che mettere la cenere nel portacenere. E non si può. Si sporca, La butti fuori dal finestrino. Ma no, la sigaretta, intendevo la cenere. Dica la verità, la metto un po' in soggezione, Guardi che io le donne le conosco bene, nel più profondo intimo. Cosa fa, il ginecologo? Magari. Non tocchi la cintura che si rompe. Scusi, ma... mi tocca la cintura, mi sporca il portacenere, non le van bene le foderine. Ma in questa macchina non si può fare proprio niente. No, lei faccia solo quello che le dico io. E cosa sarebbe? Chiuda quegli occhioni cerulei. Perché? Li chiuda, che quando li aprirà si troverà davanti un mondo très fantastique. Speriamo. Allora, posso aprire gli occhi? Non ne posso più. Ancora un momentan. Eccoli, apra. Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano. Visto Milano, attendemo ai tuoi innamorati. Forte, no? Poi mi deve spiegare che cosa siamo venuti a fare qua. Ma per mettere l'Italia sui piedi, Milano, la galleria, il Duomo, le guglie. Perché lei vede come un'aguglia, una fragilissima guglia gotica dove le Pissonsin hanno deciso di posarcisi sopra. Comprare l'antifon? Allora, Monsieur Le Pison Saint dovrebbe sapere che a Milano hanno anche messo le reti per evitare che i piccioni sporchino le guglie. Hanno messo le reti? Monsocciume, ma loro dove la vanno a fare? Sul grattacielo Pirelli? Se la tengono! Ah, scelto Torino per fuggire da me, Torino, città incantevole, famosa per la pastorizia, gli ovini. Gli ovini a Torino? Sì, le pecore, gli agnelli. Devo ridere anch'io? Beh, a me mi faceva ridere, oh. Liliana, ma dove va? Attenta al traffico! Ho la patente, grazie! Vede anch'io come la Tour de Pisse pendo verso di lei. E se io vi raddrizzassi tutte e due? Sa che mi pare un'idea, perché come raddrizza lei non raddrizza nessuno. O adesso mai più, vecchio Max. Vai e massacra! Max! Max, andiamo! Sono stanca! Guardi che me ne vado! Ma come se ne va? Ma come? Adesso che siamo qua nella città eterna, uniamo il sacro al profano, ci faccio profanare tutto. No, a parte che non mi piacciono gli scherzi su ma queste che cose. Ma scherza? Io sono serissimo, Vieni qua, bella. Ma cosa fa? Faccio, non ti preoccupare. Ma mi lasci andare! Dai, lasciamoci andare, no! Vieni qua. Mi lasci stare! Ma fermo, che ci ma guardano! Ma chi ci guarda? Ma chi ci guarda? Ma porca chi miseria! Chi ci guarda? Le guardie svizzere? Uffa! Liliana! Oggi è stata proprio una bella giornatina. Primo, mi ha sporcato il portacenere dalla macchina. Secondo, non me l'ha data. E vabbè, e fin lì ci siamo abituati. Terzo, si è fatta anche pagare il biglietto d'entrata. Liliana! Ma va che...